Insomma, è una cosa incredibile. Ok. Ciao a tutti che sono Fantasy XII! Ragazzi, perché aveste visto lo scorso episodio e eravamo stati portati sulla corsa del Leviatano per motivi che dovete andare a vedere nei video precedenti. E poi siamo riusciti a scappare, adesso siamo ritornati nella città di Buserba e ora dobbiamo andare a riparlare con il marchese, qui ovviamente, qui mi va sempre il Papa Joystick, ok, fa sempre il Papa la vetta analogica sinistra del mio joystick, ma questa isoletta dobbiamo andare a riparlare con il marchese perché appunto adesso con noi c'è la principessa, ah sì, questa qui, aspetta, questa qui, che appunto è tenuta sulla corazzata. E adesso che l'abbiamo liberata, possiamo dire, possiamo andare a riparlare con il marchese. Speriamo non ci riporti di nuovo sulla corazzata, sulle cose così, tipo dagli imperiali un'altra volta, perché non ho assolutamente voglia. Ma ovviamente ci sarà la cosa che ricordo. Allora, parliamo con la guardia. Il marchese mi ha già dato l'ordine di farmi entrare. Vogliamo andare? Sì. Da questa parte, prego. È sempre sera? Perché è sempre sera? When Vossler learned my father had been killed the night of the treaty signing, he returned to Rabanaster, there to aid my escape. There was still time before Vayne's reach extended too far. We thought that you could protect me. However, when I then made the announcement that you had taken your own life, I must have seemed a model citizen of the Empire. The announcement, you see, was Vayne's suggestion. Of course, at the time I was reluctant, but I could not perceive his reasons. Now it is clear he meant to drive a wedge between us. Helene, we are past all this. Buserba must stand with us. We can stop Vayne. È davvero così faticato, è una sedia. Eoh, che succede? Your Majesty is a woman grown now. Then Buserba will aid me. Suppose for a moment you were to defeat Vayne. What then? You cannot simply rebuild your kingdom with the only proof of your birthright stolen. Without that, the Grand Kiltias under Omises cannot and will not recognize your Majesty as the rightful heir. You may yet be a princess, but without proof of your identity, you are powerless. You will remain with me. We do nothing till the time is right. I cannot just wait. Then what does your majesty propose we do? Uncle Halim. Incidentally, what is the going rate for rescuing princesses these days? Food would be a start. The good stuff, mind you. This can be arranged, though it will take some time. Time enough for a bath, I hope. Dirty business, you know. Ah, best bring a change of clothes, too. Ah, già, è perché è tempo che non ci cambiamo i vestiti. Molto bene, allora. Dai, che ti prego. Peccata. This is Balthier's ship. I'm going to retrieve the Dawn Shard. It's the proof that I need. I know where it's hidden. I'll return his airship later. Are you crazy? This is something that I have to do. Not only for myself, but for all those who have fallen. I will not be made to hide. I'll fight alone if I must. You still have Bosch, right? Besides, you can't just go around stealing people's ships. What are you trying to do? I'm trying to concentrate. That's quite enough, Your Majesty. What do you think? A bit of a pop. In my line of work, you never know when
registra voce. Registra voce! Ma cos'è? I'm leaving you with the Marquis. You can't. Trust me, you're better off staying here. Suppose you kidnapped me instead. You're a sky pilot, aren't you? Then steal me. Is that so much to ask? Vai, what do you have that I would want? The Dynast King's treasure. The Dawn Shard is but one of the riches that lie waiting in King Wraithlaw's tomb. King Wraithwall, you say? Kidnapping royalty is a serious offense. It won't do much to lower the bounty on your head. How much is the price on your head these days, I wonder? Allow me to escort you in Vossler's place. Will you be joining us? What? Are you kidding? I don't want to stick around this place. Then I'm coming too. Canelo. Don't leave me here. Of course not. Then it's settled. We should leave before the Marquis realizes she's missing, like proper kidnappers. Bene. Partenza clandestina. No, come si dice? Non so come si dice. Questa è Arcadia? Sid, does this set Dreklor? I have confirmed he receives funds from Lord Vayne. His agency in the fall of Nabudis is also certain. Yet, with Judge Zekt, who led the assault, missing, the truth remains difficult to ascertain. The long cold years have clouded my eyes. I cannot see my own son's heart. The Senate fears the capable Peregrine Vayne. They prefer a young fledgling emperor. Gavranth, once in the past I laid siege to your homeland. The Republic of Landis is long since gone. My allegiance lies wholly with the Empire. Perhaps. But what of your brother? He did not accept us as you did. He fled to Dalmatska. Did you never think to follow him? I follow his every move. He is an enemy of the Empire. He will be cut down. So you would kill even your own brother for the Empire? Be that as it may, Gavranth. Your ruthlessness is not without merit, but it must not become this way with Larsa. You must ensure that it does not. So then you ask me to be his sword, to strike where he might not. Rather be his shield. Gavranth, keep your close watch on Vayne. His is the keenest blade of all.
Sta facendo i salti mortali qui sotto la play per riuscire a caricare. Ci vuole davvero così tanto, guardaci. Ah già, è vero che c'è un peso minimo. Ti prego. Meno male. Cos'è? Deserto ovest di Dalmasca, altro che l'est, l'ovest è più pericoloso. Questa è bella, questa è nuova. Molto bene, allora adesso noi un'altra notte, che livello siamo? Un attimo, io devo vedere a che livello siamo. Allora, qui ci dice il libro di guida che il livello consigliato nella GWS è il livello 13. Qua vedo che c'è tipo, ormai adesso ragazzi abbiamo la squadra al completo. Io ormai farò sempre come questa è la prima squadra e questa è la seconda. La seconda squadra vedo che c'è una con livello 14, una al 13, una al 12, quello che è un livello più basso in teoria, quello sconsigliato, tipo le povere. Ma penso che potrebbe bastare. Allora, qui però guarda, su c'è un mercante, cosa ci dice? Sole picchia, eh? Se avete bisogno di qualcosa potete comprare da me, molto bene. Allora io volevo vedere se c'era tipo... Non posso fare niente, c'ho 34 quelli in croce. Non posso neanche vedere niente perché te dai lì col cavolo che li vendo. A ovest da stare attenti, mai di Cyber West è più di selvaggi umanoidi. Ah, no, humanoidi, non umanoidi, humanoidi. Con la H davanti. Attenzione anche al tempo, con il sole si manifestano gli elementi. Non vorrei mai perdere dei clienti preziosi. Bene, speriamo infatti che non ci sia tipo sole forte perché altrimenti sarebbe un problema. Se vediamo il perché, capirete subito. Mercante del deserto, che si chiama Imabak. Molto bene. Tempo fa stavo camminando e sono finito su una trappola. Non ho agua a nessuno, da allora lo localizzo con scan. Poi ho saputo che si possono anche evitare con levitazione. La prossima volta ci provo. Allora, poi, aspetta un momento. Allora, io vedo qui che... Andiamo a dare un attimo l'equipaggiamento, poi sto riguardo il bracciale. Allora, qui ce l'ha. C'ho solamente 4 bracciali, adesso non ho neanche tipo i quelli per comprarlo. C'è un supporto per Nero, tipo... No, devo partire così. Senza nessun supporto, vabbè. Va bene, l'importante nella squadra è che ci sia almeno un personaggio con... lo scan, da quel che ricordo. E se ha lo scan, il personaggio qui deve tenere il personaggio con lo scan perché altrimenti non funzionerebbe. Molto bene, io direi subito di partire, di andare nel Mount West, ovvero dove c'è l'incognita.